Mi dispiace veramente tanto, mi dispiace veramente infinito, ma non si può, non è concepibile, non è umanamente concepibile questa cosa. Cioè, deve suonarvi male, deve suonare male che la Juventus possa perdere in casa sua contro il Benevento. Deve suonare di merda. Scusatemi, sarò scurrile oggi, sarò arrabbiato, urlerò, non risponderò delle mie azioni, ma non è umanamente comprensibile. Mi dispiace, non è umanamente comprensibile. C'è OneFootball, fatemi la cortesia di scaricarlo, almeno questo. È qui sotto in descrizione il link per scaricare OneFootball. Fate almeno questo, mettete un mi piace a questo video, arriviamo in tendenza come sempre all'interno di YouTube Italia quando c'ho le sconfitte, perché poi ovviamente arrivano tutti quelli a scrivere godo 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 perché c'è una vita di merda, e arrivano quelli che come me sono tristi, ammazzati dentro e vogliono cercare un po' di conforto nelle mie parole. Oggi il conforto, mi dispiace, nelle mie parole non lo troverete, per quello che io più di una volta quando mi sono trovato qui a parlare di un possibile futuro della Juventus continuavo a ripetere: ragazzi, non si può ragionare oggi su chi rimane e chi parte. Possiamo fare il giochino se volete, possiamo ipotizzarlo, possiamo lavorare la nostra mente sui nostri sogni, quello che vogliamo. Non possiamo oggi a marzo fare un pronostico lucido per quello che sarà il prossimo anno, perché può succedere di tutto da qua alla fine. Come si poteva vincere lo scudetto? Oggi davvero vi chiedo per cortesia, anche il più inguaribile dei positivi, dei sognatori, vi chiedo una cortesia: non nominate mai più la parola scudetto, perché questa stagione lo scudetto non lo vinciamo. Noi questa stagione lo scudetto non lo vinciamo. Questa cazzo di partita non la puoi perdere e non puoi neanche pareggiarla e non puoi perderla a maggior ragione, non la puoi perdere in casa tua con il Benevento. Ma ci rendiamo conto? La Juventus ha perso in casa sua col Benevento dopo essere uscita dalla Champions League e avere una sola cosa da fare, una sola cosa, preparare una singola partita a settimana per un'eventuale rincorsa che già prima era un sogno, ora è utopica. Ora è utopica. Io non E per tornare al discorso che facevo prima, non si può ragionare, e quando mi dicevano Pirlo sarà sicuramente confermato o Pirlo sarà sicuramente esonerato, non le possiamo dire queste cose. Non le possiamo dire. Non le possiamo dire. E queste partite qua, mi dispiace, mi viene dal profondo dire queste cose, queste partite qua mi fanno mettere tutto e tutto in discussione, tutto e tutto in discussione, qualsiasi cosa. Non riesco veramente poi a essere oggettivo, soprattutto a caldo. A caldo non posso essere sincero, non posso essere onesto, non posso essere pacato, calmo e lucido nei miei ragionamenti. Perché in questo momento veramente, se dovessi fare una croce su quelli che non voglio più rivedere da qua alla fine dei miei giorni, non se ne salva neanche uno, probabilmente. L'abbiamo persa addirittura per un errore di Arthur, che fino adesso era stato uno dei salvatori della patria, uno dei giocatori più positivi che possa trovare in quest'annata. Una delle cose, delle note lieti di quest'annata, e fa una minchiata colossale come l'aveva fatta Bentancur, se non peggio, anzi, come l'aveva fatta Alexandro, esattamente uguale a quella di Alexandro l'anno scorso col Milan. Mi dispiace. Ma al di là di questo, al di là di questo singolo errore, perché anche se il Benevento non ti fa gol e finisce 0-0 sta partita, è da vergognarsi. Io veramente sono devastato, sono distrutto dentro di me, sono vuoto, sono stato prosciugato da questa cosa qua, da questa partita qua. Veramente. Mi fa male, questa è una sconfitta che non mi ricordo, una sconfitta che mi ha dato così tanto fastidio come questa, perché proprio non hai mai giocato, hai sbagliato tutto quello che potevi sbagliare, anche se fai 0-0, sono incazzato uguale, sono incazzato uguale, perché un punto non te ne fai niente di un punto, non è possibile, io lo torno a ribadire perché forse non è chiaro il concetto, non sta passando chiaramente, abbiamo perso in casa nostra contro il Benevento e per cortesia, vi prego, come non dobbiamo più nominare la parola scudetto, non venitemi a scrivere qui sotto nei commenti: eh sì, però l'arbitro, il rigore di Chiesa è quella, perché la penso sempre allo stesso modo. Se uno vuole essere protagonista, lo è. Devi sempre andarlo a rivedere, qualsiasi cosa la vai a rivedere, come nel primo tempo è stato giusto andare a rivedere il rigore che ci hanno fischiato per un braccio che non c'era, doveva andare a rivedere anche questo. Ma ancora una volta, non è la giustificazione, perché fai gol, ok, ti dà rigore, vai sull'1-1, fa schifo uguale. Fa schifo uguale, e guardando il complesso di questa prestazione fa schifo uguale. E poi adesso io mi metto come primo dei colpevoli, perché anche l'altro giorno su Twitch abbiamo fatto la tier list di chi deve rimanere, di chi deve partire, abbiamo fatto i video, ne stiamo parlando, perché ovvio in questo momento non puoi pensare al presente che è secco, è una cosa secca come il petto di pollo. Il presente della Juventus in questo momento è il petto di pollo, fa cagare.
fa schifo, devi immergerlo di maionese. E la maionese è il tuo futuro, è iniziare a pensare al tuo futuro e quindi cercare di capire come aggiustarle queste cose. E non ci serve un cazzo. Non ci serve un cazzo, perché poi l'unico giocatore che. O alcuni dei. Che in realtà in questo momento gli unici giocatori che li salvano, davvero, Dio solo sa chi. Uno degli emblemi, diciamo così, uno degli emblemi dei giocatori che devono partire, Ramsey, poraccio, non ci ha nemmeno giocato oggi sta partita. Sono morto dentro. Sono vuoto dentro. Io non. Cioè, adesso. Tutta la scaramanzia che posso avere nella mia vita e non voler fare i pronostici. Dentro di me non esisteva la possibilità di non vincere sta partita, eh. Dentro di me non esisteva la possibilità di vincere sta partita. Poi mi tocca leggere i commenti, però l'Inter riposa una settimana in più e quindi il campionato lo vogliono far vincere a loro. Sapete chi vuol far vincere il campionato all'Inter? Eh? Volete che lo dica? Chi vuol far vincere il campionato all'Inter? Perché l'Inter è favorita quest'anno in campionato? Perché vincerà lo scudetto l'Inter? Perché noi abbiamo fatto schifo. E tutte le volte, in tutti i momenti in cui abbiamo la possibilità di far bene e di fare la quarta partita, con la quarta vittoria consecutiva, sapete cosa succede? Che perdiamo in casa nostra contro il Benevento. Davvero, oggi metterei tutti in discussione, tutti sulla graticola, dal primo all'ultimo. Cioè, qualsiasi tesserato Juve, probabilmente anche i magazzinieri, probabilmente anche le ragazze della Juventus Women. Non ho niente da salvare. Ma cosa vogliamo salvare? Cosa vogliamo salvare dopo questa giornata? Questa è una di quelle cazzo di classiche partite che mi fa venire dei dubbi. Mi fa venire dei dubbi. Cioè, anche vincendola sta partita, se tu all'ultimo secondo la vinci, ok? Se sei 1-0 per loro e nei 4 recuperi ne fai 2 perché Dio esiste e ti fa Juventus, e la vinci, è uno schifo uguale. È uno schifo. Questa è una partita del non ritorno, eh. Questa partita. Non ci torna indietro questa partita. Questa è la partita in cui la Juventus perde in casa col Benevento nel momento in cui doveva vincere per il cazzo di rotto Benevento. Adesso ne parliamo. Abbiamo una settimana di pausa nazionale. Quanti discorsi di merda che faremo senza una logica. Sono ammazzato dentro. Io sono. Non ero anche indeciso se presentarmi davanti alla telecamera. E non vedo l'ora di sentire e ascoltare tutto quello che ci sarà da dire. Non vedo veramente l'ora. Sono. Boh. Cioè, per cortesia, non parliamo dell'arbitro, non parliamo dell'Inter, non parliamo dello scudetto. Parliamo di noi. Parliamo di noi. O non parliamone, che forse non parlarne è la scelta corretta. Perché penso che il campo abbia già espresso al 200% tutto quello che si poteva fare. Oh, vi dirò. Una roba che forse non è normale. Io la sera che siamo usciti col Porto ero deluso, ero tristissimo. E in questo momento sono incazzato. Io in questo momento sono incazzato, non sono triste, sono arrabbiato. Sono arrabbiato. E non mi ricordo l'ultima volta che mi sono arrabbiato così tanto con la Juventus. Mi ricordo l'ultima volta, anzi, guarda, mi tolgo la maglia perché veramente che solo. Sono nervoso solo a far così. Finiamo il video così. Bel finale.